buonasera, grazie a tutti per essere qui. Permettetemi di fare un sentito ringraziamento ai socialisti di Casoria, a Gianni e a Francesco in particolare, che conosco da tempo, lavorano 365 giorni l'anno per il partito e per Casoria. E soprattutto, come diceva Gianni prima, ipotizzano una ricostruzione ideologica e soprattutto la ricostruzione della città, insieme ai suoi abitanti. E vi dico che non è lontano il giorno in cui finalmente in maniera più diretta e più incisiva i socialisti di Casoria, i socialisti della provincia di Napoli potranno incidere sulla vita della città e della comunità. Come potete facilmente immaginare, il principal nodo del candidato Mario Servillo, il candidato delle elezioni europee, ma anche gli esponenti del Marco, gli esponenti della Federazione Provinciale di Napoli, il primo segretario stesso, abbiamo girato in queste settimane i comuni per la campagna elettorale non solo delle europee ma anche per la campagna elettorale delle elezioni amministrative. Ci è capitato quindi di volta in volta di toccare diversi punti, no? I punti più locali, più specifici riguardanti i singoli comuni e toccare poi punti di più ampio respiro di livello quindi europeo. Consentite, spero che me lo consentiate, oggi vorrei cogliere l'occasione per parlare di noi, del partito, del PSD, anche perché mi pare che sia stato fatto un po' poco. Il Partito Socialista Italiano non è una forza politica, come qualche volta mi è capitato di sentire, anche recentemente, non è una forza politica di testimonianza. Cioè noi, e per noi non mi riferisco solo ai signori che sono dietro questo tavolo, ma a tutti i compagni, a tutti i socialisti presenti, noi non siamo qui per ricordare un passato leggendario, glorioso, mitico, in cui il partito aveva delle altissime percentuali, di voto e incideva in maniera costante e presente sulla vita del paese. Noi siamo tantomeno qui perché dobbiamo tenere in piedi una gammella, no? Lumicino, un piccolo bagliore che possa servire al massimo da comitato elettorale, di volta in volta, di singolo appuntamento in singolo appuntamento per qualcuno. Il Partito Socialista Italiano è una forza politica attiva, cioè questo vuol dire che è una forza politica che è vicina ai cittadini, è presente sul territorio, è una forza politica che lavora quotidianamente, costantemente, cerca di contatto non solo con i cittadini ma con tutte le forze sociali e civiche per poter cambiare le cose, trasformare, questa è una cosa che va ricordata, ed è stato detto anche prima. Quando i socialisti hanno la possibilità di agire su ciò che li circonda, quando i socialisti hanno la possibilità di agire e di cambiare le cose, lo fanno sempre in meglio. E lo faranno sicuramente anche, lo stanno già facendo, con la pattuglia parlamentare, come ricordavano prima, c'è Marco al Parlamento, basta ricordare quello che sta facendo per i precari della scuola in queste settimane. E lo faremo sicuramente anche al Parlamento europeo. Il punto fondamentale, e questo lo voglio dire, mi fa piacere che ci siano anche i democratici in sala, il Partito Socialista Italiano e il Partito Democratico sono due cose distinte e separate. Abbiamo sottoscritto un accordo federativo, un patto federativo, e abbiamo creato una lista condivisa. Questo dipende anche, non ve lo devo ricordare io, dipende dal sistema elettorale, no? Che ci dà la volontà di sicuramente condurre una battaglia comune, ma anche dalla necessità di opporci in qualche modo a una legge elettorale che è iniqua e liberticida. È una battaglia comune che però conduciamo in maniera consapevole dei nostri limiti ma anche dei nostri mezzi. Siamo due cose distinte e due cose separate, però l'obiettivo comune è uno solo. Quando domenica andrete a votare, quando domenica farete votare le persone che conoscete, i vostri conoscenti, i vostri amici, i vostri familiari, la croce che metterete su questo simbolo non è solo un voto per la lista del Partito Democratico, non è solo un voto per la lista di PPSE. La X che metterete su questo simbolo è un voto per il socialismo europeo e per Martin Schulz. E la preferenza che darete a questo signore, a Mario Servillo, lo voglio ricordare perché è stato detto poco, Mario Servillo è un membro della segreteria nazionale del Partito Socialista Italiano. Il voto che la preferenza che darete a lui è la preferenza che darete a un socialista italiano. Domenica, quando andate a votare, fate